La storia di Vincenzo è una vera e propria storia di integrazione nel mondo del lavoro. Il ragazzo, un 21enne ischitano con sindrome di Down, infatti, dopo aver tenuto vari stage formativi in alberghi e strutture ricettive dell'isola di Ischia, durante il suo percorso di studio terminato con il conseguimento del diploma, da oltre un mese lavora in un ristorante che affaccia sulla baia di Citara. La mansione che svolge è quella di aiuto barman, ma la sua voglia di imparare nuovi mestieri lo spinge a passare dal bancone del bar a quello della pizzeria, dove prepara pizze e focacce, ma anche drink e cocktail. Io mi occupo del bar, sala bar, e sistemo un po' il bar, faccio la lavastoviglie, poi preparo il prosecco, poi faccio il cocktail. Il mio cocktail preferito è le Negroni. Io faccio tanti sport, io faccio basking, poi faccio equitazione, poi faccio equitazione e nuoto. Faccio tre cose e il basking, diciamo, e tra i ragazzi normodotati e i ragazzi disabili. Sono uscito sul giornale perché noi siamo diventati campioni in interi giornali. Luciano Trifogli, papà di Vincenzo. Vincenzo è un ragazzo capace, che ha affrontato anche un percorso di studi proprio, diciamo, per specializzarsi in questo, diciamo, settore, ed è particolarmente contento di lavorare presso la locanda di Vito, dove ha trovato, diciamo, uno staff con cui lavora in sinergia e che gli permette di non solo esprimere quelle che sono le sue potenzialità, ma soprattutto di integrarsi pienamente in questo, diciamo, difficile mondo del lavoro.